diciamo, perché ce ne sono stati all'inizio e poi ne abbiamo un po' persi. Iniziano con un calcio lungo, vogliono farli incominciare da lontano. E allora il pallone che è recuperato dai Cougar Wilders, ben mosso subito verso il largo. C'è il vantaggio, mani in aria, il calcio di punizione, il vantaggio che non è acquisito. Guarda il movimento, proprio la chiusura, la linea, e allora cerca di il numero proprio individuale. Bel movimento, è passato e può andare Ralph Smith a marcare la meta in mezzo ai pali. C'è un errore proprio di placcaggio, usa la leva proprio il braccio per allontanarlo. Lì deve andare basso perché ovviamente lui naturalmente va sul pallone, perché ripeto, nel 7 si va proprio a cercare di impedire il passaggio, però qua quando c'è un giocatore anche più alto bisogna andare bassi, e poi era sulla linea di touche, bastava anche proprio un placcaggio a portarlo fuori. Per un errore tecnico c'è la trasformazione facile in mezzo ai pali per il 7-0, e nasce da questa iniziativa individuale di Andrew Skin. Vedi qua, poi arriva il sostegno e Smith che recupera, è passato. È un gioco anche un po' di fiammate il 7, il superare la linea di difesa e poi dopo c'è proprio gambe. Sì, quella fase di studio, proprio quei 3-4 secondi e poi uno che di solito è quello il più terribile dei bambini, si inventa qualcosa. Aia! Brutto errore questo di Tim Visser. Non ha finito i numeri, hai visto? I Cougar Wilders. Ma questa è un po', Andrea, una vecchia tradizione. Aia. Di utilizzare i nomi. In questo caso utilizzano proprio le iniziali sì. del nome, del cognome dei giocatori. Per tanti anni, in epoca ancora amatoriale, esempio, tanto per citarne uno, Lester Tiger, usavano le lettere. C'è da capire se questi sono i samurai i migliori o hanno sbagliato il lavoro e hanno messo e sono i più organizzati i samurai. Vabbè, hanno uno staff completo, hanno tipo, avevano proprio tre team di massaggio sempre pronti tutto il giorno. Noi siamo andati a massaggiare vicino al camper là. E però giocano. Bello questo inserimento. Qua è in avanti, è volontario. Ci potrebbe essere o no un giallo, cosa dici? Ci sta tutto. Rispettato in questo caso. E allora sembrava Rizel, invece no, va con Oliver Phillips verso la rimessa laterale sui 22. Una touche importante, perché comunque Samurai andranno sicuramente a contenderla. Misurano, controllano bene, forse dentro i 5, forse un po' storta. Phillips, accelerazione, bene, bel ritmo verso l'esterno, vive ancora il pallone, passa per Phillips, poi Visser, ancora il pallone per Smith. C'è la superiorità, c'è lo scarico e arriva anche la meta di Ross Betty. C'è proprio tutto, perché c'è velocità, c'è il cambio d'angolo, c'è voglia di far vivere il pallone. Sembrano proprio anche più determinati dei Samurai che
non lo so. Ha dato due belle accelerate anche in questo caso. Sì. Messo dentro anche la trasformazione. Il drop. Per il 14-0. Ed è molto strano. Dicevi che i samurai... Allora, secondo me hanno fatto l'inverso, no? I Cougars sono nascosti fino alla finale, adesso hanno messo sono venuti giù dalle tribune, erano nascosti nel campeggio là. E invece i samurai, insomma, un po' inspiegabile. Oppure c'era quella tattica del mio vecchio allenatore in questi casi, era dentro fuori, cambi volanti finché non rimaneva dentro qualcuno in più. E invece dei samurai sono rimasti qualcuno in meno, vedete? Era un classico dentro fuori, ma alla fine ne rimanevano sempre due sull'ala e potevano stare o dentro o fuori dal campo a seconda se veniva il conteggio dei giocatori o meno. Ci provano da lontano adesso, il placcaggio forse è alto. Sì. Il parcheggio forse è un po' alto su John Rudd, che probabilmente è il migliore dei samurai, almeno l'individualità che si è mostrata di più in questi quarti, in questo tabellone finale, dai quarti alla finale. È in rimessa laterale, è stato fermato. È qua il placcaggio al collo. Sì, ci stava. E comunque Rad è il giocatore di Premiership. Ma si vede che comunque ha qualcosa in più, perché fisico, velocità, tutto proprio. E qua giustamente non può andare a intervenire la touche finché il pallone non lascia le mani. Oh, bellissima combinazione. E lo prende, sai, no? L'accelerazione è di Gareth Kerr che va a marcare la meta. Mamma mia, che cambio di bellissima combinazione. Hanno preso la linea più breve per la meta, quella verticale, guarda qua. Bellissimo cambio. Poi qua anche una grande accelerazione proprio. Arriva Rad, ma quando ormai è troppo tardi, e prova anche a mettere una mano sotto. Ha già schiacciato, però lui si lamenta e dice no, ha fatto avanti. In realtà già qui schiaccia e poi... Sì, poi dopo gli dice, gliel'ho portata via. Il 21-0. Con la trasformazione, quindi... E allora sembra... facile, è persa ma indietro la palla. E beh, non ci crede nemmeno lui. No, c'era il buco ma non si è fidato, rischiava di fare la figura della volpe della caccia alla volpe. Eccolo qua, c'era la muta dei cagnoni dietro. Ancora Rad, il pallone liberato a terra. Questo forse no, è tenuto. No, tenuto, ha detto, sì. Qui è andato in touche ovviamente. 21-0. E vanno, risalgono il campo ancora e vanno a giocare al limite dei 22 avversari. Ultimo minuto del primo tempo, 21-0. Quello che non ti aspetti, però sembra... avere più energia comunque i Cougar Warriors. Sembra avere un po' più di tutto, perché energie anche voglia, entrano proprio... danno delle belle accelerate. Sì, i samurai testano un po' l'avversario, ma poi alla fine o perdono palla o si fanno buttare fuori. E finisce il... no, è solo mischia, pensavo fosse finito il primo tempo. Hai fretta te. Domenico, sto di qua, controllamelo.
da lontano partono. Ancora, attenzione, il rimbalzo, però c'è comunque un recupero ancora. Sembra terra Phillips, allora la replica al piede. Segnale di poche idee questa. Sì.